E partiamo, benvenuti, benvenuti, partiamo e cerchiamo di capire un attimino come vanno le cose, cerchiamo di capire un attimino come vanno le cose. E quindi vediamo come uscire fuori da una relazione tossica. Le relazioni tossiche, che collegamento hanno con l'autostima, che collegamento hanno con l'assertività. Nel frattempo, ovviamente, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Iscrivetevi al canale, salutiamo Arlan e attivate la campanella, ovviamente. Salutiamo Roxy, salutiamo Gina e tutte le altre carampane che si collegano. Allora, superare una relazione tossica, ad esempio con un narcisista o con altre persone, è una sfida emotiva e psicologica che richiede tempo, richiede pazienza, è una buona dose di autostima, anche una buona dose di assertività. Oh, brava la Rosy, benissimo, brava Rosy, che è diventata veramente molto più brava la nostra Rosy. Rispetto alle altre carampane che non danno nessun supporto, invece la Rosy dà un supporto e abbiamo invece la Sissi che non dà più nessun supporto, è una furbetta del cartellino, viene nelle chat, manda un messaggio, poi sparisce, è una furbetta del cartellino, io le pago ben 0 euro al mese, brava Rosy, sei la migliore Rosy. Allora, superare una relazione tossica è una sfida, diciamo, psicologica che richiede tempo, pazienza. Ti vedo pure un po' più magra, Rosy, ti vedo pure un po' dimagrita. Brava, Rosy, ti vedo anche un po' dimagrita. Ci sono 10 modi principali, secondo me, per affrontare una relazione tossica con forza e con determinazione. Intanto, il primo passo per superare una relazione tossica è riconoscerla. Quindi questo è un punto fondamentale. È riconoscere la relazione tossica. Spesso le persone restano intrappolate in relazioni malsane, ma non se ne rendono neanche conto. Non se ne rendono neanche conto. Quante volte voi avete a che fare? Io quante volte ho sentito la frase? Quante volte ho sentito la frase? Quante volte ho sentito la frase? Ah, il mio narcisista, la mia narcisista. Ma se sai che è un narcisista, che cavolo te lo tieni a fare? Che cavolo te lo tieni a fare? Il mio narcisista mi fa questo, il mio narcisista mi fa quell'altro. Il mio narcisista qua, il mio narcisista là. Se è un narcisista non te ne deve fregare niente. Questo è un concetto molto importante, un concetto fondamentale. Quindi teniamo presente questo fatto che noi per nessun motivo dobbiamo stare in una relazione tossica e quindi nel momento in cui ci rendiamo conto che è una relazione tossica dobbiamo chiudere perché altrimenti il nostro sistema funziona che ci fa nutrire del negativo anziché del positivo, cioè poi anche se non è un narcisista non importa, basta che sia una persona che a noi non ci dà quello che vogliamo, perché poi il concetto è quello, no? Come ho detto tante volte, ci sono i narcisisti. Ma ci sono anche persone normalissime che non hanno nessun problema, ma che a noi non sta bene. Per dire, uno sposato, per dire, mica è narcisista, lui si fa gli affari suoi, farà le corna alla moglie, ma il fatto che fa le corna alla moglie non è che significa che è una persona negativa, è semplicemente una persona che fa le corna alla moglie. Uno che, per dire, tu vuoi la famiglia del Mulino Bianco, e quello non la vuole, come dire, tu vuoi una relazione stabile, univoca, e quello non la vuole, non è che, perché poi c'è anche il brutto vizio, secondo me, di dire che uno che non ti dà quello che vuoi è un narcisista, ma non è mica così. Uno che non ti dà quello che vuoi è uno che non ti dà quello che vuoi, non è detto che sia un narcisista. Per
Ma quindi la relazione tossica non è soltanto con i narcisisti, questo è il concetto di fondo, no? Perché noi pensiamo che la relazione tossica sia solo con i narcisisti, ma non è così. Non è così. La relazione tossica è una relazione che tu mantieni con una persona che non ti dà quello che tu vuoi. Se poi è ovvio che se è un narcisista è ancora peggio, ma se non è un narcisista, ma non ti dà quello che tu vuoi, cioè ha una visione della vita diversa da te. Insomma, tu vuoi una cosa, questo ne vuole un'altra, nel più e nel meno, Per dire, uno che vuole una relazione libera, senza vincoli, senza impegni, come dire, potrebbe trovare tossica una persona che invece vuole impegni, vuole, che ne so, convivere, per dire, no? Oppure vuole sposarsi. Io, ad esempio, una relazione matrimoniale la trovo tossica. Altre persone la relazione matrimoniale possono trovarla invece gradevole, piacevole, no? Cioè, ognuno la vede un po' come cavolo vuole, no? Cioè, non è che per forza, cioè, quello che per uno è in un modo, per un altro in un altro modo, no? Quindi, se uno vede la relazione, un tipo di relazione tossica, che per me potrebbe essere il matrimonio, la convivenza, per me sono relazioni tossiche, a me non piacciono. Magari qualcuno invece vuole convivere, vuole sposarsi, vuole questo, vuole quello, è, cioè, liberissimo di farlo, ma non con me, fondamentalmente. Questo è il punto fondamentale, perché noi non è che siamo. Cioè, ci hanno fatto crescere in una società, molte di voi carampane, malgascione, che vi siete sposate, avete fatto figli, lo avete fatto perché siete state vittime, tra virgolette, della società in cui vi trovavate, no? Magari vostra madre, vostro padre vi dicevano: ah, sposati, sposati, devi fare dei figli, c'hai già 30 anni, hai già 35 anni, non so quanti anni hai, 20 anni. Oppure, e quindi magari vi siete sposati e poi il matrimonio è andato a ramengo, è andato a mignotte, insomma. Quindi il fatto che il matrimonio sia andato a ramengo vuol dire che non avete fatto le scelte giuste all'inizio, fondamentalmente, no? Quindi questo è un punto fondamentale. Ognuno fa le sue scelte, fondamentalmente, no? Quindi non c'è, questo è per dire, no? Giustamente, ma ognuno fa le sue scelte comunque, no? Cioè, il concetto di relazione tossica o non tossica dipende esclusivamente da quello che tu vuoi, fondamentalmente. Quindi il primo passo è riconoscere la relazione tossica. Ovviamente ci sono relazioni oggettivamente tossiche, che sono quelle con i narcisisti, i manipolatori, le persone negative. E poi però ci sono anche relazioni soggettivamente tossiche. Soggettivamente tossiche vuol dire che non è che sono tossiche in assoluto. Per te sono tossiche, per un altro potrebbero essere la relazione ideale, ad esempio, no? Ad esempio, una relazione matrimoniale. Per qualcuno che cerca il matrimonio, cavolo, è la relazione ideale. Non vede l'ora di trovare, anzi, per lui o per lei, la relazione tossica è una relazione, diciamo, come dire, al di fuori del matrimonio, perché magari ha dei valori religiosi, ha dei valori, per dire, ad esempio, per una persona fervente cristiana, fervente cattolica, una relazione al di fuori del matrimonio è una relazione di concubinaggio, no? Ci sono persone che hanno una fede sincera, una fede vera, una fede reale, ad esempio nel cattolicesimo, per dire, o nel cristianesimo in generale, so, non so se tutte le varie, diciamo, ramificazioni del cristianesimo. Ma penso che le principali, sì, quella cattolica, penso anche quella protestante, sicuramente i testimoni di Geova, ammettono soltanto relazioni sigillate, diciamo, dal vincolo matrimoniale, no? Per cui, per dire, matrimonio, tra l'altro, siglato da un punto di vista religioso, per cui, e tra l'altro, non so se voi lo sapete, ma il matrimonio religioso è indissolubile, cioè, se voi vi siete sposati in chiesa, a meno che non, in chiesa cattolica intendo, a meno che non avete avuto l'annullamento da parte della Sacra Rota, voi siete ancora sposate, eh? Lo sapete, no? Questo, perché il matrimonio è, voi siete ancora sposate, non siete mica, cioè il divorzio è soltanto, diciamo, che riguarda soltanto la parte, come possiamo dire, il divorzio riguarda soltanto la parte,
civile del matrimonio, ma la parte spirituale è indissolubile, a meno che non venga dissolta, diciamo, attraverso proprio la sacra rota, no? Che è quell'organo della Chiesa che, insomma, è attraverso un rituale di scioglimento del matrimonio, altrimenti il vostro matrimonio è valido da un punto di vista spirituale, quindi sacramentale, no? Sapete che il matrimonio è un sacramento. No, perché poi ci sono le persone che parlano di sacramenti quando gli fa comodo, quando non gli fa comodo dico, ma vabbè, sono tutte cose inutili. No, cioè, se uno abbraccia una cosa, tra l'altro se uno si sposa in chiesa e l'ha fatto, secondo me, è il mio punto di vista, e l'ha fatto senza valutare, no, la parte spirituale, beh, ha commesso un grosso errore, perché il matrimonio è un rituale a tutti gli effetti, il matrimonio religioso è un rituale a tutti gli effetti, come un rituale al battesimo, come sono rituali questi. Quindi chi si è sposato in chiesa ha fatto un rituale esoterico, un rituale magico, un'unione, e non può essere dissolta se non da chi ha, diciamo, se non da chi ha, come possiamo dire, se non da chi ha, cioè la Chiesa stessa, celebrato il rituale. Quindi il divorzio civile, diciamo, riguarda soltanto la parte civile del matrimonio, non la parte rituale, cerimoniale, che quindi continua a esistere. È un sacramento è un vincolo, no? Un vincolo esoterico, un vincolo magico, che continua a esistere. Fin tanto che non viene recesso, continua a esistere. Se uno l'ha fatto tanto per fare, è un doppiamente coglione, no? Secondo me. Cioè, se uno si sposa in chiesa neanche consapevole di quello che sta facendo, e beh, allora, come dire, un conto è il battesimo che viene somministrato a un bambino che di fatto poverino non è consapevole, no, di quello che gli viene somministrato, e diciamo che probabilmente anche la comunione e la cresima vengono somministrate a un'età in cui, la comunione, adesso non mi ricordo, 8 anni, 9 anni, insomma, la cresima 10, 12, insomma, comunque a un'età in cui il bambino è minore e non ha neanche capacità decisionale, quindi la responsabilità di questi sacramenti è dei genitori ed è diverso, ma il matrimonio uno lo sceglie consapevolmente in età adulta, e se sceglie di farlo dovrebbe essere consapevole di quello che sta facendo, no? Vabbè, comunque questo era semplicemente un qualcosa per dire che, ad esempio, una persona che ha una forte vocazione religiosa troverà tossiche tutte le relazioni, diciamo, al di fuori del matrimonio, mentre una persona che invece non ha nessuna voglia di portare avanti un matrimonio, troverà tossiche le relazioni matrimoniali, fondamentalmente. Quindi il primo punto è riconoscere la situazione tossica. Poi, una volta che hai riconosciuta la situazione tossica, devi imparare, diciamo, ad allontanarti da questa relazione attraverso un atto di coraggio. Devi iniziare a prendere le distanze facendo degli atti di coraggio, non c'è altra possibilità. Quindi in questo caso viene in aiuto l'autostima e l'assertività. Autostima e assertività sono dei punti fondamentali, perché senza autostima e senza assertività noi non riusciamo. L'autostima si può costruire, anzi, ad esempio, attraverso un atto di coraggio, fondamentalmente. L'autostima si può costruire. Tu ti sei sposata in chiesa, Rosy? Ti sei sposata in chiesa, tu? L'autostima si può costruire attraverso un atto di coraggio. E questo è un punto fondamentale. Quindi non affrontare questa situazione vuol dire, appunto, abbassare la propria autostima. Ah, sì, che quindi sei ancora sposata, a meno che non hai avuto la sacra rota, sei ancora sposata, praticamente. Spiritualmente, intendo. Quindi, non affrontare questa situazione, diciamo,
È un qualcosa, e quindi sei ancora sposata. Quindi sei sposata tu, Rosy, abbiamo scoperto che la nostra Rosy è sposata. Sei ancora sposata, brava, brava. E quindi sei stata fedifrega e concubina. Sei stata fedifrega e concubina, sei stata fedifrega e concubina. No, non è mica da ridere, eh. Sei stata fedifrega e concubina. Se tu sei super cattolica e sei stata e sei sposata per la religione, sei ancora sposata, e sei stata fedifrega e concubina. Quindi, fedele nei secoli, mica tanto. Che fedele nei secoli? Cioè, il matrimonio non è mica, non è mai, non si è mai dissolto, Rosy, non si è mai dissolto, è ancora attivo, vivo e vegeto. Quindi ogni relazione extramatrimoniale che tu hai avuto, vuol dire che sei stata fedifrega e concubina. Perché il matrimonio, se tu l'hai fatto, immagino che... è vero, certo, sei stata fedifrega e concubina. Hai avuto del concubinaggio. Allora, quindi, bisogna stabilire dei confini chiari. Bisogna imparare a dire di no. Stabilire dei confini chiari con il tuo, con la persona con la quale hai a che fare. Stabilire dei confini chiari vuol dire che devi dire di no. Cioè, se a te non ti va di sposarti, devi dire di no. Se a te invece va di sposarti in chiesa, devi dire mi sposo in chiesa, punto. Oppure chiudiamo. Questo è quello, non c'è altra soluzione. Se capisci poi che invece è manipolatore, non devi neanche dare nessuna giustificazione, non devi neanche dare nessuna spiegazione. Chiudere la relazione e andare avanti. E questo è un punto importante, questo è un punto fondamentale, non è un punto banale, ovviamente. Quindi, bisogna imparare, diciamo, che cosa? Bisogna imparare anche, tra virgolette, l'autocura, no? A volersi bene. Devi imparare a volerti bene, dedicare del tempo a te stesso, dedicare del tempo a te stessa. Quindi quando hai a che fare con una relazione tossica e tu la chiudi e devi chiuderla, dopodiché tossica, ripeto, oggettiva o soggettiva? Oggettiva significa che tossica in senso generale, perché ovviamente una relazione con un narcisista non può che essere tossica, non c'è altra modalità. Mentre invece le relazioni tossiche soggettive sono relazioni tossiche con persone che hanno una visione diversa dalla nostra, una visione di vita diversa dalla nostra. Quindi dobbiamo dedicare del tempo, diciamo, a noi stessi, praticare l'autocura, tra virgolette, cioè amare noi stessi, darci del bene, darci qualcosa di positivo. E tra l'altro dobbiamo mantenere sempre la prospettiva del nostro valore, perché il nostro valore deve essere il faro illuminante che porta avanti la situazione. Dobbiamo renderci conto che noi abbiamo un valore, e questo valore dobbiamo portarlo avanti. Cioè, ricorda sempre il tuo valore. Non devi essere, non devi cedere, diciamo, su situazioni che non ti portano benessere. Non devi assolutamente cedere, perché nel momento in cui cedi hai perso, diciamo, ogni chance, hai perso ogni possibilità. Questo dobbiamo rendercene conto, no? Focalizzati, si vede bene sempre? Ditemi se si vede bene, cortesemente, ditemi se si vede bene. Ricorda sempre il tuo valore e quindi... qua dobbiamo dare forza e vitalità a noi stessi, quindi è un punto importante questo, è un punto fondamentale. Imparare a dare valore a se stessi è un punto molto importante, un punto fondamentale. Dobbiamo evitare, bene, bene, grazie. Dobbiamo evitare diciamo, quando abbiamo deciso e dobbiamo deciderlo di porre fine alla relazione, dobbiamo dopodiché evitare i contatti, non stare lì a remenare il can per l'aia. Ma come mai? Ma qua, ma là, ma adesso ci ripenso. No, una volta che noi abbiamo preso la decisione, adesso la decisione è presa. Ci sono molte persone che si allontanano
Poi però sperano che le cose cambino, che le cose si trasformino. Le cose non cambiano e le cose non si trasformano. Cioè, cambiano sì, perché tutto cambia, tutto si trasforma, cambiano in peggio. Cioè, non è che quella persona lì cambia o si forza, non funzioni in questo modo, no? Certo, magari se passano 20 anni, diciamo, dice quello, sono passati 20 anni e è cambiato completamente, va bene. Ma altrimenti no, altrimenti no. Quindi dobbiamo imparare dall'esperienza. Ogni esperienza, anche quella più dolorosa, tra virgolette, ci può insegnare qualcosa. Quindi anche, perché è ovvio che poi chiudere una relazione ti potrà far soffrire, non è che chiudere una relazione ti fa necessariamente stare bene, ti fa necessariamente stare bene. Però ti deve insegnare qualcosa, deve insegnarti qualcosa. Questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Se non ti insegna niente, significa che, come dire, repetita in questo caso non iuvant, repetita non iuvant. E questo è un punto fondamentale. Salutiamo anche Martina. Quindi, bisogna rafforzare la propria autostima, dobbiamo rafforzare quella che è la propria autostima. È molto importante questo. Il sesso ti porta a letto, l'amore ovunque, ma non è detto. Io non ho fatto quel video perché non sono d'accordo con con quello scritto. Salutiamo anche Irina. Perché sono due cose completamente separate. L'amore potrebbe anche portarti, diciamo, quello che intendiamo amore potrebbe anche portarti in due strade separate. Eh? Non è detto che ti porto ovunque, cioè potrebbe, ma non è detto che succeda. Eh? Dipende cosa si intende con amore. L'amore, se è il desiderio della felicità dell'altra persona, vuol dire che potrebbe portarti anche dalla direzione opposta rispetto all'altra persona. Quindi potrebbe non portarti da nessuna parte, proprio per amore, diciamo. Salutiamo anche Irina e salutiamo anche Barbara Cocco Fresco, Cocco Bello. Bene, bene. Vedo ci sono persone nuove, mi fa molto piacere che ci siano persone nuove. Benvenuti ai nuovi, benvenuti ai nuovi. Quindi iscrivetevi a tutti i canali YouTube se non siete ancora iscritti, ovviamente a tutti i miei canali YouTube, magari siete già iscritti, però tanto l'iscrizione è gratuita, è gratuita. Quindi dobbiamo imparare a rafforzare l'autostima, e come facciamo a rafforzare l'autostima? Bene, facendo focus su noi stessi, siccome l'autostima è la percezione che noi abbiamo di noi stessi, cerchiamo di percepirci bene. È ovvio che, come dire, io dico sempre le cose che penso, ovviamente. Secondo me, noi dobbiamo prenderci cura del nostro corpo e della nostra mente. Quindi, prenderci cura del nostro corpo, io intendo fare attività fisica, fare diciamo attività fisica che migliora il tuo aspetto ma rilascia anche endorfine. Noi purtroppo viviamo in un mondo, in un corpo fisico, quindi se vogliamo vivere delle emozioni dobbiamo imparare a darci delle emozioni, no? L'ossitocina, l'endorfina attraverso delle cose che noi possiamo fare. Quindi questo è un altro punto molto importante. Ma poi anche prenderci cura, insomma, di noi stessi, del look, cerchiamo di avere un look che ci fa stare bene, cerchiamo di coltivare le passioni, gli interessi, dedicare tempo. Questo ci aiuterà comunque a realizzarci, perché noi dobbiamo anche interagire verso l'esterno, no? Non è che non interagiamo verso l'esterno, dobbiamo anche interagire verso l'esterno, quindi dedicare tempo agli hobby, alle passioni. Imparare anche nuove cose, nuove abilità è un punto fondamentale. Definire obiettivi chiari e realistici, stabilire degli obiettivi che siano raggiungibili,
Questo ci permette di misurare i nostri progressi, perché nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare, ma tutti i venti, salutiamo anche Barbie Mama, eccola qua, salutiamo anche Barbie Mama, ma tutti i venti possono diventare favorevoli, no? Per il marinaio che sa dove andare. Quindi questo è un altro punto, secondo me, molto importante. Dobbiamo dedicare del tempo, diciamo, a fare le cose che ci piacciono, perché purtroppo quando restiamo in una relazione tossica, e ripeto, una relazione tossica può anche essere una relazione matrimoniale, eh? Ci sono molte persone che si sposano, per dire, come avete fatto voi, no? Che vi siete tutte separate, a parte che appunto, essendovi magari chi si è sposata in chiesa non è neanche divorziata, cioè è divorziata, come dicevo, solo per la legge, ma davanti a Dio, davanti al sacramento, ancora uniti in matrimonio, e non è una cazzata, è quello di essere uniti in matrimonio ancora con una persona, fondamentalmente, perché l'unione spirituale continua a esistere, diciamo, anzi, bisogna dare a Cesare, no? Quel che è di Cesare e dare a Dio quel che è di Dio. Giornata strong, ma vabbè, ecco, che ha annullato il matrimonio con la Sacra Rota, come ha fatto Barbie. Bene, allora in quel caso lì è annullato anche il vincolo matrimoniale. Il matrimonio annullato con la Sacra Rota, allora vuol dire che è stato sciolto il vincolo, perché il matrimonio è un rituale, fondamentalmente. Quello che ha fatto Barbie, l'annullamento, diciamo, matrimonio, perché è un controrituale, no? Quello della Sacra Rota, che praticamente annulla il rituale del matrimonio. Come si può anche annullare il battesimo, si può anche annullare il battesimo attraverso un controrituale del battesimo, si può annullare. Anzi, io conosco un rituale per annullare il battesimo. Comunque sia, bisogna fare un rituale, perché il rituale, mentre il rituale della Sacra Rota, cioè il rituale matrimoniale, va annullato, diciamo, tramite chi ha celebrato il rituale, chi ha celebrato il rituale deve annullarlo. Perché tu eri consapevole, siccome invece il battesimo è un rituale che è stato imposto, allora ci sono delle pratiche, diciamo, esoteriche in cui la persona stessa può annullare il vincolo, diciamo, come possiamo dire, battesimale attraverso un rituale che può fare lui, perché quel rito lì è stato un rito imposto, nel senso che la persona, il bambino in quel caso lì, non era in grado di, come dire, non poteva mettere nessuna intenzione, no? Il battesimo viene fatto quando un bambino non ha la capacità di intendere e di volere, quindi si tratta di rituale imposto. E quindi uno può superarlo tranquillamente. D'altra parte, poi il rituale imposto del battesimo non è neanche conforme alla tradizione di Gesù e neanche alla tradizione di Giovanni il Battista, perché se voi ricordate, Giovanni il Battista e anche Gesù battezzavano, diciamo, beh, Gesù poi ha imposto la comunione, diciamo, però il rituale, ma comunque con persone adulte, veniva fatto in modo completamente diverso. Quindi, secondo me, già il rituale del battesimo, fatto come è fatto dalla tradizione cattolica, lascia un po' dei dubbi, fondamentalmente. Comunque sia, può essere annullato. Dalla persona stessa, dalla persona che ha subito, diciamo, questo rito. Quindi, tornando però al discorso delle relazioni tossiche o non tossiche, dobbiamo anche prenderci cura del benessere mentale. Un punto importante anche salutiamo anche Maria. Salutiamo anche Maria. Questo è importante, no? Prendersi cura del benessere mentale, non soltanto della parte fisica, ma anche della parte mentale. Quindi io suggerisco sempre, ad esempio, la meditazione. La meditazione è il modo migliore per prendersi cura della propria mente, ma anche riconoscere i propri successi. È un altro punto importante, riconoscere i propri successi. Questo è celebrare i propri successi. È molto importante anche celebrare i propri successi attraverso dei piccoli atti quotidiani che però possono portare dei risultati positivi. E
E poi è molto importante anche imparare ad affrontare le sfide. Le sfide rappresentano delle opportunità di crescita. E poi, per finire, secondo me, una volta che ti sei allontanato da questa persona negativa, devi imparare a circondarti di persone positive. Devi imparare a circondarti di persone positive. Questo è un altro punto molto importante, no? Imparare a circondarti di persone positive, cioè coltivare nuove relazioni che ti diano benessere, nuove relazioni che ti diano benessere. Comunque, un saluto anche a Maria e ricordo a tutti di iscrivervi al canale. Chi volesse dare un sostegno al canale può fare una piccola donazione cliccando sul tastino col dollarino. Chi vuole usufruire degli abbonamenti può abbonarsi al canale, anche qua da un sostegno, tanto l'abbonamento è veramente un caffè al mese. Chi vuole contribuire con un caffè al mese al canale può fare l'abbonamento e chi vuole invece fare una piccola donazione per dare un sostegno attivo al canale può farlo. Quindi è importante, diciamo, dicevo, coltivare relazioni con persone che ti fanno stare bene con te stesso, fondamentalmente, e imparare a evitare come possiamo dire, le influenze negative, cioè limitare o azzerare, che sarebbe ancora meglio, il tempo trascorso con le persone negative. Questo è un punto fondamentale, no? E poi essere anche gentili con se stessi, cioè praticare quella che poi si chiama autocompassione, cioè autocompassione è trattare se stessi come tratteresti il tuo miglior amico, come tratteresti la tua migliore amica, ed evitare soprattutto l'autocritica. Evitare l'autocritica è un punto fondamentale. Evitare l'autocritica è veramente un punto fondamentale. Perché, diciamo, devi sostituire pensieri negativi con pensieri positivi, prenderti del tempo per te stessa, per te stesso, cioè assicurarti di fare delle cose che ti piacciono. Ecco, in questo modo riuscirai tranquillamente a liberarti delle persone, delle situazioni tossiche. Ed è un qualcosa di molto importante questo. Bene, comunque sia, mettete un like, iscrivetevi al canale.